Ciao ragazzi, oggi facciamo dei biscottini da servire col caffè, semplicissimi, basilico, zenzero e fondente al 70%. Partiamo con una bella ciotolona grossa di vetro e andiamo a lavorare del burro di centrifuga, tac, circa temperatura ambiente, quindi adesso è bello malleabile, burro pomata, con 110 g di zucchero. Ah, lì. Iniziamo a lavorarlo con una forchetta. Andiamo avanti a lavorarlo finché il composto non è bello omogeneo e spumoso. Ok, adesso andiamo a incorporargli un uovo intero. Voilà. Lo facciamo incorporare bene, 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 bene. Poi radici di zenzero, freschissima, andiamo a pelare, via le bucce, con la nostra grattugia andiamo a grattugiare circa un cucchiaio di polpa di zenzero. Ok, poi 12 foglie di basilico freschissimo, le andiamo a tritare molto 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 finemente. Ok, il nostro trito di basilico. E aggiungiamo il composto lì. Oh, vedo già dei profumi che sono comunque profumi balsamici, sono veramente veramente interessanti quando li andiamo a legare insieme al fondente, che questo è un fondente almeno al 70%, dal 70% in su, mi raccomando. Allora avremo un bel gioco di dolcezze, di balsamicità e anche quel tocco amaro del fondente. Andiamo a incorporare, piccolo segreto dei pasticceri, una leggera presina di sale. Nei dolci sembra incredibile, ma ci va una presina di sale, perché il sale prepara le papille gustative a quello che può essere il dolce. Andiamo ad aggiungere la farina setacciata. Bello tamugno, così l'impasto è pronto. Adesso dobbiamo, purtroppo come tanti dolci, avere pazienza per un motivo: dobbiamo fare riposare avvolto di pellicola in frigo per un paio d'ore il nostro impasto. Perché questo? Come quando facciamo una pasta frolla, per esempio, e gli impasti contenenti burro. Il burro deve ritornare allo stato solido. Questo in cottura darà molta più fragranza e scioglievolezza al nostro composto una volta cotto. La nostra pallona la mettiamo nella pellicola. Voilà, frigorifero per un paio d'ore, la facciamo riposare.
Bene, sono trascorse circa un paio d'ore e il nostro impasto dei biscotti è diventato bello duro. Possiamo iniziare. Nel frattempo cosa ho fatto? Ho messo sul fuoco una pentola di acqua, ci servirà dopo per fare la tempera del cioccolato. Ora facciamo tante palline, prendiamo un po' di impasto, cerchiamo di lavorarlo molto in fretta perché se si scalda ritorna liquido. Andiamo a fare tante piccole palline così. Voilà. Abbiamo preriscaldato il forno a 180 gradi statico, li andiamo a infornare per circa un quarto d'ora, 20 minuti, però teniamoli sempre d'occhio, mi raccomando, perché i forni sono molto diversi uno dall'altro, quindi ogni 5 minuti buttiamogli un occhio. Non devono diventare troppo caramellati, devono rimanere quasi colore dell'impasto. Allora, i biscottini stanno andando, nel frattempo ho messo a bagnomaria la nostra boule con il cioccolato fondente e la stiamo facendo sciogliere. Ho messo due presine perché distanziano il vetro dal ferro, perché il vetro a contatto col ferro in questo punto serve più alta la temperatura e noi non dobbiamo alzare troppo la temperatura del nostro cioccolato. Per temperarlo dobbiamo portarlo all'incirca sui 37 gradi, 38 gradi. Dopo, appena raggiunto questa temperatura, che lo controlliamo assolutamente col termometro, togliamo la boule e la lavoriamo fuori fino a raggiungere 27 gradi. A 27 gradi, occhio e croce, è temperato, quasi è a quasi a pelo di solidificazione. Con il cucchiaino andremo a fare i fili sui nostri biscottini. La boule è calda, quando siamo a questa temperatura qua lo possiamo togliere e andiamo a lavorare il cioccolato. Guardate che consistenza che ha preso, che lucentezza. Siamo attorno ai 38-39 gradi e andiamo a controllare. Siamo ancora a 39 gradi, che la boule ha continuato a trasmettere ancora molto calore. I biscottini! Eccoli qua! I biscottini, per raffreddarli più in fretta, perché ovviamente il biscottino appena uscito dal forno, se gli mettiamo il cioccolato, si sbudella. Prendiamo il biscottino, lo mettiamo in frigo e lo mettiamo dentro la nostra placchettina. Osto scottano. Ecco, magari voi aspettate 5 minuti in più prima di farlo. Arrivo. Frigo. Biscottini in frigo che si sono raffreddati, nel frattempo ho fatto un po' di pulizia. Ho messo un pezzo di carta forno sul tagliere, bagnato un pochettino, così non scappa da nessuna parte. Prendiamo i biscotti, vale, li mettiamo sulla nostra carta forno e il cioccolato è a temperatura di tempera. Andiamo a sporcare tutti i nostri biscottini con un filo di cioccolato. Li rimettiamo in frigo per qualche minuto, in modo che il cioccolato cristallizzi, diventa bello duro, poi dopo uno a uno li andiamo a togliere, il cioccolato in eccesso verrà via e andremo a impiattarlo. Dopo qualche minuto in frigo i nostri biscottini sono pronti da servire di fianco a un buon caffè. Ci vediamo alla prossima ricetta.